tumore ha contratto il morbillo ed è morta a 46 anni. La donna di Latina non era vaccinata. Antonio Scoppettuo. È deceduta allo Spallanzani di Roma dopo essere stata trasferita dall'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La paziente, poco più che quarantenne, era in cura per un cancro al seno. Non sarebbe stato questo terribile male la causa della morte, ma le complicazioni per un morbillo. La donna non era vaccinata, il fisico già debilitato dalla chemio e dalle cure non avrebbe retto. Si tratta di un caso diverso, però, spiegano gli esperti, da coloro che contraggono la malattia in buone condizioni di salute. Uno dei pericoli della malattia, infatti, sono le complicazioni che sopraggiungono quando ci sono già gravi patologie. Secondo il bollettino mensile dell'Istituto Superiore di Sanità, dall'inizio dell'anno sono 15 le regioni che hanno segnalato dei casi, ma quasi la metà si è verificata in due, cioè in Lombardia con 105 diagnosi e nel Lazio con 70 diagnosi. Il Lazio in percentuale ha riportato l'incidenza più elevata. Per quanto riguarda i dati nazionali, l'età media dei casi è stata di 29 anni, mentre 39 hanno riguardato i bambini sotto i 5 anni, di cui 14 avevano meno di un anno. L'85% delle persone che hanno contratto il virus non era vaccinato al momento del contagio.